Sì, dai, lasciamo un attimo giù Aegis e portiamo Junpei. Per quanto Aegis sia buona al momento, Junpei è rimasto un attimo indietro ora, ma anche Yukari, quindi dobbiamo risalire. Lei è arrivata per ultima e già è risalita come tutti quanti. Cavolo, quella porta lì dell'orologio è stata fantastica. Prossimo piano? Secondo me ci sono 90 piani. Al prossimo piano c'è un guardiano. Che razza di ombra sarà questa volta? Ah, giusto, adesso sappiamo anche la posizione di tutto questo piano, visto che abbiamo liberato la porta di prima. Mano arcana e che cosa otteniamo? Punti esperienza. Pure scisa. Vabbè, non abbiamo ottenuto grandi punti esperienza qui, quindi persone nuove, fusioni nuove. Però la cosa delle ombre rare adesso è calata di molto. Oh, ce n'è un'altra. È vero, ci ha detto del passaggio, però cavolo, non pensavo che fosse letteralmente uguale. Vabbè, prima andiamo a prenderci il forziere. Eccolo qua, magari ci apre anche quello del orologio. Potenza oscurità, fantastico. Altra mano arcana, vediamo che cosa otteniamo. Soldi fanno sempre comodo. Mi chiedo se le coppe ci ridaranno mai SP. Sarà rotta come cosa, però cavolo, sarebbe veramente utile. Persona 4 non si fa problemi con questo. Apriti. Credo che questo sarà debole o alla luce o all'oscurità. Va bene, diamoci dentro. Andiamo. Non importa quale nemico salterà fuori, ce la faremo. Mago fantasma. Resiste all'elettricità. E utilizza Mahamon, che è quello di luce. Minchia, meno male. Quindi, proviamo Eya. Vista la reazione, non credo. Infatti. Mi sa che non ha debolezze, sai? No, al vento. Perfetto. Meglio ancora per noi. Meglio ancora. Meno male che avevamo un homunculus, mamma mia. Don, dai, lo ammazziamo allora. Ce la possiamo fare. Il fantasma, incantesimo di morte. Sai che sarei morto prima ancora che tu possa riuscire a farlo? Ti spegniamo quella fiammella che c'è qua, eh. Non pensare. Dovrebbe essere morto. Perfetto. Antighiaccio supremo di Redi. No, punti esperienza. Vediamo quanto prendiamo. Vabbè, meglio. Meglio di niente. Però Elizabeth mi ha mentito. Mi ha detto che c'era un corridoio più lungo. Invece no. Ametista. Non ho capito quello che mi ha detto Elizabeth allora, scusami. Vabbè. Ecco fatto. Saliamo di sopra. Degli occhietti e due bilance. Una del vento e dell'elettricità, una del fuoco e del ghiaccio. Secondo voi le ombre hanno qualche motivo per cercare di fermarci? Questo segnale. Tra 10 piani c'è il piano di confine. Siamo al... Ci arriveremo presto, continuate così. All'82esimo piano, quindi 92 piani. Non sono andato tanto lontano, quindi. Uno vento e uno elettrico, quindi lui. E uno ghiaccio e uno fuoco. Quindi direi di portarci Mitsuru. Al posto di Junpei, che ti chiedo scusa ma ti devo sostituire di nuovo. Al posto di Yukari portiamo Aegis. Eccoci qua, allora. Bilancia di vento, bilancia di fuoco più degli occhietti. Non so cosa sono deboli gli occhi, ma loro due sappiamo già come combatterli ora come ora. Abbiamo un buon vantaggio su di loro. Quindi, visto che non l'abbiamo ancora colpito, proviamo, perché tanto lo curo l'altra, però adesso è full vita quindi. Ok, lui non è debole all'elettricità. Almeno questo lo sappiamo ora. Proviamo coi pugni. Ok, non è debole ai pugni. E fa un attacco di fuoco. È da provare a usare il ghiaccio, però. Proviamo a colpire fisico noi. Perfetto, 203 non è male. Ecco, si è rialzato subito. E ci abbassa le vulnerabilità, cavolo. Mitsuru, è il tuo momento. Bufula, così abbattiamo questo. E proviamo a fare il ghiaccio anche sull'altro. Dubito che sia debole al ghiaccio, anzi sono quasi sicuro che non sia debole a niente. Sono abbastanza sicuro che non sia debole a nulla e si è già rialzato, maledetto. Ci stanno togliendo tutte le vulnerabilità, eh? Non va bene. Pioggia di frecce, colpite. Ok, non dovrebbe essere difficile abbatterlo, onestamente, quindi tentiamola. Perfetto. E di nuovo Zionga, così da
abbassare sempre di più la sua vita. Ok. Porca troia. Va bene che ti sia aumentato l'attacco, fra, però cazzo. Proviamo così allora. Forse abbiamo trovato... o abbiamo preso un critico. Esatto, che culo. Che culo. E allora sai che ti dico? Continua. Perfetto. Ah no. Eh no, ho fatto la mia stessa strategia sto bastardo, Ho fatto la mia stessa strategia sto stronzo. Oh, ho sbagliato. Allora, iniziamo. Magari tiriamo giù lui. Iniziamo a tirare giù lui. Perfetto, è uno andato. Io ce l'ho qualcosa per i TI sulla gente? A quanto pare no. Ho le perline volendo, giusto per fargli prendere i punti esperienza. Niente più, niente meno. Ecco, fatto. No, su di lei. Ma che palle, l'ho appena ritirata su. Ma sei stronzo. Sei stronzo, veramente. Brava Aegis, brava Aegis. Riporta in vita anche tu Mitsuru. Però ti prego resisti. Maledizione ai dio, resisti. Tu colpisci duro anche. Bastardo. E niente, la nostra teurgia per il momento la teniamo e colpisci. No, che palle però, Maledetto, ho capito che questi sono bravi a schivare i colpi, però che cazzo. Bom. Purtroppo... ah no, sto dicendo, non otteniamo la mana arcana. No, infatti, dicevo, non la otteniamo, però forse... piuma vivace. Ora puoi fondere Mothman. Vi siete mai chiesti come fanno a stare in piedi quelle ombre a forma di bilancia? Ah, le bilance, certo. Immagino che facciano fatica a muoversi e stare in piedi. Secondo voi hanno quell'aspetto per qualche motivo? E poi sono sempre tentata a saltargli sopra. Scusate, sta divagando. Muoviamoci, leader. Va bene. Allora, abbiamo ancora... madonna. Abbiamo un bel po' di forzieri qua. Stavo dicendo... di chiavi ne abbiamo, di oggetti per curarci ne abbiamo, sutra stimolante. Ah, buono, aumenta tutte le statistiche per 3 turni, mica male. Forziere normale, ok, e forziere da 3, quindi o armi o equipaggiamento di vestiti. Vediamo. Giacca da picchiatore, sembra una roba per te. Ah, invece non ha detto nulla, strano. Ah no, è solo per Junpei. Tutto tuo allora. Abito quindi confortevole per te. E direi già che abbiamo il teletrasporto, tornerei indietro. Dicevo, non mi sembra ancora il caso di usare le chiavi per curarci. Però Akiko sta raggiungendo il limite, Mitsuru sta raggiungendo il limite. Yukari bene o male non l'abbiamo ancora praticamente usata, quindi possiamo togliere Sanada e mettere Junpei ed eventualmente togliere Mitsuru e lasciare Aegis. Però ci serve qualcuno che faccia il ghiaccio, quindi Mitsuru per adesso la lasciamo. Dai, ci mancano 10 piani, ce la possiamo fare. Mano dorata, ah che bello. E poi guarda, neanche a farla apposta, stavo giusto dicendo che loro due sono rimasti indietro. Aspetta di qua, rispetto agli altri che hanno avuto un po' più di fortuna con l'orologio. Quindi, colpisci. Sai che pensavo l'avrebbe mancato? Onesto? Quindi, tu blocchi le magie, immagino, vero? Critico? Ah, ci ho sperato. Ma perché non fate i critici voi, maledetti stronzi? Era una bella mano arcana questa, Era una bella mano arcana. Dai, speriamo che appaia l'orologio. Segno guerriero. Risposta. Purtroppo non è cumulativo, quindi non possiamo neanche darlo a Junpei. Andiamo ad uccidere quell'ombra grossa. Ok, tizio sul dondolo, che fa attacchi fisici e c'ha carica, madonna mia. Niente, vorrei resistere, giusto per poter controllare i punti deboli che ha. Ok, resiste al ghiaccio. Vediamo se resiste al vento. Mi sa di sì. Quanto ci fai che vuole al fulmine? Ho questo presentimento. No, mi sa che resiste a tutte le magie sto stronzo, Ok, attacco diminuito, tranne il nostro che ritorna normale. Dai, fammelo vedere. Perfetto, allora easy. Attacco cruento. Ok, dai. Purtroppo ha tantina vita, però non possiamo tirare giù. Non possiamo tirare giù, dai.
voglia, 500, è voglia. Aia, esplosione Vrajan, no. Fa male quella mossa. La mossa lì fa un sacco male. Ci ho sperato in un critico, Va bene, tu cura. E così ti aumenti anche la tua teurgia. Perfetto. E direi Fiumana di colpi. Bravo Junpei che c'hai una mossa di sparo. Speriamo di ucciderlo. Speriamo che così ci facciamo la mana arcana. Vediamo se ci va di culo. Ah, è ancora vivo di poco tra l'altro. Quindi proviamo a fare così. Boia. Tu stai buona. E tu tirai una freccia. Una, Bravissima. Brava, brava, brava. Sapevo che avresti fatto pochi danni. Era esattamente quello che speravo. E mano arcana. Ottimo. La tua barra della teurgia verrà riempita. Beh, non male. Però, per adesso, punto ai punti esperienza. Boia, sapevo che qualcosa avremmo ottenuto sulla teurgia. Quindi, secondo me, i punti esperienza è il punto più alto per avere la ricarica, sai? E abbiamo già le scale. Avete mai pensato, considerando il peso che dovrebbe avere questo posto, che potrebbe anche crollare? Insomma, sembra diverso dai classici edifici. Probabilmente è inutile preoccuparsi. Spero. Perché oggi hanno tutte queste preoccupazioni tutti? Mano d'oro, mano d'oro, mano d'oro. E non mi ha neanche avvisato, Presa. Non mi hanno neanche avvisato che c'era. Voi cosa eravate deboli? Allo slash, allora. Passiamo la palla a Junpei. Oh cacchio, Junpei lo dobbiamo curare. Mi ero dimenticato. Fendente al vuoto, così colpiamo tutti. Perfetto, non era molto efficace. Passiamo la palla a noi. A tutti i nemici, dai. Dovremmo riuscire ad ucciderli. E abbiamo mancato ovviamente l'unico che non dovevamo mancare. Va bene. Bravo, bravo. Tu invece per... No, meglio colpire. Facendo per favore cura, ma... Lo sapevo che lo mancava. Lo sapevo. Brava Mitsuru, almeno tu cavolo. Almeno tu brava. Mana arcana, perfetto. Oh oh. Dammi punti esperienza. Quanti? 7000, perfetto, brava anche Junpei. Mi sa che sto giro ci facciamo un altro 100.000 yen con tutte le monete grezze che abbiamo trovato. Che poi in sto gioco non è neanche necessario uccidere tutte le ombre che vediamo. Io lo faccio per prendere punti e oggettivamente anche per prendere risorse, quel poco che riusciamo a prendere a volte. Probabilmente è debole al buio. Tu sei debole invece al fulmine. E infatti siamo stati ricompensati con un narciso. Tra l'altro non ho visto a che livello sono ste persone. 23. Vabbè, sono in linea. Allora, siamo molto sopra noi perché siamo stati bravi giocatori. Però cavolo, non so se sono io overlivellato o se è il gioco che comunque ti dà persone un po' sotto. Boss? No, porta. Vabbè, si può fare, dai. Oh, il cavaliere. Bufula, proverei con un attacco di fuoco. No, a quanto pare invece abbiamo beccato un critico e debole agli attacchi fisici. Critico. Cavolo, abbiamo una gran bella fortuna da quando abbiamo fatto Oni noi, Oni ci sta dando una gran mano. Ok, è un cubo. È il papa cubo. Sembra un nemico tosto, vuoi davvero farlo? Vai voglia. Sono punti esperienza. Beh, è ora di entrare in azione. Per adesso mi limiterò a colpire. E subito abbiamo preso la debolezza. Allora mi dispiace, ma sei morto, mio caro papa cubico. Tra l'altro, ho un attimo un vuoto. Con questi abbiamo preso mani arcane oppure no? Vabbè, in ogni caso. Infuriare. Ok, l'importante è che non ha preso Mitsuru. Poi il resto cambia realmente di poco. Ehi, poi guarda che te la prendi tu nel culo, Sei tu che hai fatto potenziare Junpei. Beh, non avremmo preso la mano arcana, però. Mi sa che... Stavo dicendo, non avremmo preso la mano arcana, però sono soddisfatto. Oh, Jikoku Ten sale di livello, bravo. Potenzia taglio, buono, buono. Avremmo bisogno di diamanti per avere almeno già Megidolan.
Cavolo, io mi ricordo quando ho ottenuto il primo Megidolan in Persona 4 e subito l'ho fatto... Anzi, Megiddo e l'ho fatto evolvere subito in Megidolan in Persona 4. Prossimo piano, mano dorata e un solo forziere. Altro forziere bianco. Sti cazzi, volentieri, grazie. Vieni qui tu. Porca. Presa. Ma cosa saranno deboli questi? Boia, già un critico, dai. Perfetto. Questo vuol dire altro colpo fulmineo. Perfetto, andati tutti. Ormai siamo in linea con le mani dorate. Riusciamo ad ucciderle prima che scappino. E ovviamente, dammi. Beh, buono. Moneta grezza e ogni sale di livello. Ma le monete grezze, curiosità becera, quante ne abbiamo? 5. Sono già un bel po' di soldi. E allora, saliamo al prossimo piano. Altra mano d'oro. Perfetto, cioè quei 3000 yen recuperati in un istante. Ne è valsa tutta la pena di spenderli. Facciamola facile. Bastardo. Guarda che non ti lascio sfuggire. Perfetto, vai Junpei. Andate anche voi. Brava, 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 brava. Complimenti. Mano? Punti esperienza? Hai voglia. Dammi. Beh, in un attimo abbiamo comunque già fatto recuperare sia Junpei che Yukari. 34, 31, 31, 32, 33, 33, 33, 34. Vabbè, Fuka non conta. Se troviamo un'altra o altre due mani d'oro, secondo me raggiungiamo tutti quanti. Oh, comunque ridendo e scherzando con Oni abbiamo recuperato quasi tutti gli SP noi. Vediamo quanto facciamo con un Getsu con potenza taglio. 359. Non male, quel 25% in più. Ottimo. Oni al momento è la persona migliore che possiamo avere. Assolutamente. Fa un sacco di danno per quel che può fare adesso. E c'ha tutte le cose che ci possono essere utili. I vari auto, il recupero 8% di SP HP. Non ci sono nemici, che sollievo. Ma ho un brutto presentimento per ciò che ci aspetta. Credi di tornare indietro? Sì, solo per fare un salvataggio. E sai che ti dico? Al posto di Mitsuru io porterei Aegis. Ok, proseguiamo. Nemico? Ovviamente, ed è il Minotauro. C'è un nemico potente più avanti. Fai attenzione se intendi affrontarlo. Qui non c'è il teletrasporto. Dovremmo farci strada con la forza. Preparatevi nel miglior modo possibile. Solo uno o due di te? È un avversario forte, assicurati di essere pronto. Andiamo. Quel nemico qua poi faceva un sacco di male in Persona 4. Tomo dell'atrofia e condannato anomalo. Allora, usiamo la nostra di teurgia, teniamo quella degli altri. Ma solo per sicurezza, perché noi la recuperiamo facile. Gli altri, almeno se dobbiamo usarla e c'è un altro nemico dopo, stiamo tranquilli. Bon, così almeno il tomo dovremmo esserci già tolti dalle scatole. Speriamo. Ok, e questo è già a metà vita. Fantastico. Proviamo il vento. Ok, no. Aia, questo qua fa male. Proviamo il fuoco. Mi sa che non è debole a nulla, sai. Proviamo a sparargli allora. Mancato, addirittura, è una madonna. Vabbè, scansionamelo, dai. Non è debole a nulla, va benissimo. E allora dovrai morire. Dai, possiamo farcela, dobbiamo solo tenere duro. Dobbiamo sperare più che altro in un critico. Questo si sta per caricare. Questo sta per caricare male. Vai, menalo. Cazzo ragazzi, dovete tirarlo giù questo, Dovete tirarlo giù prima del prossimo attacco. Speriamo di ucciderlo. Perfetto, ottimo. Ti sei caricato per nulla, sappilo. Ottimo. 18.000 punti. Sti paio di palle. Che succede, Junpei-kun? Qualcosa ti preoccupa? No, non è niente, però hai presente le ombre con i libri sulla testa? Come quello che abbiamo appena affrontato? Cosa ci sarà scritto in quei libri? Oh, mi stavo chiedendo la stessa cosa. A volte si intravedeva qualcosa, ma è difficile capirlo mentre combatte. Claro. Vero, insomma, non mi frega un cavolo del testo. Ma se fossero raccolte fotografiche di modelle carine, come nelle riviste di manga, allora... Ecco. Ma oggi sta a predisposizione alle minchiate, ragazzi. Balsamo vitale. Non sia mai che moriamo con un colpo, vero? Altro nemico?
uno bianco e uno nero. Spero siano deboli agli spari. Stiamo per affrontare un altro combattimento, ma è l'occasione per metterci alla prova. Il prossimo piano è il piano di confine, dobbiamo avanzare ad ogni costo. Lo so, è per quello che ho tenuto due teurgie invece che una. Ok, belli. Via al combattimento, fatti sotto, come si vuol dire. Bello il pavimento, sembra una zona di ballo. Sono addirittura più veloci di noi, eh. Barriera magica, eh. Ok, bello. Proviamo così. Ci provo solo perché così posso riflettere gli attacchi di luce. Niente più, niente di meno. Lo so, lo so, lo so. Perfetto, blocca la luce. Va benissimo, almeno lo sappiamo. Sai che credo non siano deboli a nessun tipo di attacco magico. Però hanno una grande illusione questi due stronzi, eh. Ok, credo uno sia debole al fisico, l'altro sia debole alle magie. Perfetto, esattamente come pensavo. Quindi proviamo così, iniziamo di andare di teurgia. Tanto probabilmente è l'ultimo nemico che affrontiamo per oggi. Vediamo se c'ho ragione. Ok, non è debole al vento. Perché fa lui il vento, fantastico. Ok, non ha fatto danno elettrico, meno male. Ok, però questo lo dobbiamo tirare giù. Madonna mia, povero Junpei. Ci pensiamo così allora. Sì, 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 blocca tutti gli attacchi fisici che vuoi tu. Perfetto. Quindi non è debole al vento. Non è tecnicamente debole alla luce. Proverei col fuoco. Vediamo. Non credo, non ha fatto esatto nulla. Forse, guarda, non ha debolezze perché è il boss. No, che palle, l'ha curato. Dobbiamo disfarci subito di lui. No, si curano a vicenda sti due. Porca miseria, si curano a vicenda. Vabbè, ascolta. Fammi sta analisi. Ok, non è debole a nulla, lo immaginavo. E allora... Ok, debole a nessuna magia, solo agli spari, eh. E allora continuiamo col fuoco, per forza. Appena il turno di Yukari mi sa che la metto a curare un secondo, esatto. Allora, tu vai giù. E ora... media per curare tutti quanti. Soprattutto Junpei e Aegis. Junpei, ti rialzi? Bravissimo, ragazzo. Quindi... teurgia, fai un bel po' di danno, per favore. Non ti dico di ucciderlo, però fai un bel po' di danno, almeno. Ok, ok. Speravo qualcosina di più, Speravo onestamente qualcosina di più. Ok, colpisce di nuovo Junpei, ovviamente. Che palle, ma solo con lui ce l'avete oggi? Vabbè, almeno tu stai ancora a terra, stavo dicendo. Va bene, l'importante è che uno dei due muoia, per non curare l'altro almeno. Ma porca di quella puttana oggi. Ecco, stai a terra. E di nuovo, cura tutti. Ok, bravo, bravo, Junpei. Uno dei due deve morire. Deve morire il prima possibile. E se quello rimane a terra, esatto. Sai che cosa? Spero che Fuka ci curi. Speriamo che Fuka ci dia una curata a tutta la squadra. Vediamo. Ok, brava ragazza. Così da poter usare attacco cruento e in teoria ucciderlo. No, ci ho sperato. Che palle. Questo ora si rialza, usa diarama sull'altro. Ovvio. È una battaglia lunga per i motivi sbagliati questa. Per i motivi totalmente sbagliati.
Te, resta a terra. Porca miseria, uno dei due deve morire, eh. E spero che quello sia proprio lui, finalmente. Oh, e ora possiamo occuparci solamente di lui. Oh, finalmente, grande. È in lutto perché è morto. Ci sta. Quindi, non è che per caso... No, ci ho sperato che tutte le statistiche ritornassero abbassate. Continuiamo a colpire, tanto ormai la battaglia è fatta, voglio dire. Lui non ci attaccherà più. Il che vuol dire che vittoria è fatta ora. Aegis, spero che sia tu a dare il colpo di grazia. No? Cazzo, dai, un colpo solo, ma anche tu? Ma porca miseria. Una cosa dovevi fare, tesoro. Una cosa. Su... Ah, pensavo su Junpei, onesto. Vabbè, va bene, va bene, va bene. L'importante è che lo scontro sia finito. Niente mana arcana, perché ovviamente i boss non ce le danno. 19.000 punti esperienza. E saliamo di livello. Bravi tutti. Tu apprendi contrattacco, che è meglio di risposta. Ehi, ottimo lavoro, Star. Sei proprio un grande leader. Ho avuto fortuna. Vuoi provare? No, ovviamente. Hai confidenza da vendere? Beh, a dire il vero, è rassicurante vederla in un leader. Beh, andiamo, dopo di te, leader. Tutto qui? Speravo in qualche commento sul nostro nemico. Quindi abbiamo già il teletrasporto. Aspetta un momento. Oh. Forse era questo il corridoio. Ah, questa non brilla come le altre. Sembra anche diversa. Questa è la struttura non dissimile dall'altra porta di cui mi ha parlato Elizabeth. Vorrei dare un'occhiata? Dovremmo dare un'occhiata. Andiamo. Va bene, vi coprirò in caso di emergenza. Vabbè, curaci per favore prima, Yukari. Andiamo a vedere. Sembra che non si apra. Vedi qualcosa che non noto? La carta degli arcani maggiori che ho con me sta reagendo. Aspetta, la porta si è illuminata. Perché così all'improvviso? Hai fatto qualcosa, leader? La carta degli arcani maggiori ha reagito. La carta dei tarocchi che è con te sta reagendo alla porta. Forse quella carta funge da chiave per questa porta. Interessante, questa porta di certo funziona in modo diverso da quelle incontrate fino ad ora. Il passaggio monade è un tipo di porta della monade che conduce alle profondità del Tartaro. C'è un solo passaggio monade in ogni blocco. Ciascuno di loro si apre in risposta a una carta degli arcani. La zona più interna si trova un'ombra formidabile, oltre al quale c'è un forziere contenente un oggetto prezioso. L'ingresso e il passaggio rimarrà permanentemente nello stesso piano e nello stesso punto anche nei giorni seguenti. Se trovi in difficoltà puoi sempre allenarti e riprovare. Io volevo andare a salvare, però se tu te la senti. Non avverto nessun pericolo nelle tue immediate vicinanze, però potrebbe esserci un nemico potente più avanti. Se ti senti in pericolo, via subito da lì. E allora, scusami, non per fare... Ok, qua ci sono le scale. Torniamo un attimo indietro. Salviamo. Andiamo a vedere questo nemico formidabile. Che discesa bella lunga, conduce ancora più in profondità nel Tartaro rispetto alle altre porte. Sembra quasi che ci stia aspettando fin nel profondo, è un po' inquietante. Sembra quasi le profondità del memento così. Tutto rosso, tutto cubi, tutto non sai dove stai andando. Niente forzieri, niente oggetti, niente nemici. Però eccoci davanti a un'altra porta. Ci sarà il nemico lì dietro? L'ennesima porta anche dentro la prima. La strada sembra molto lunga. È un aspetto mai visto prima. Fate attenzione durante il tragitto. Beh, l'aspetto mi sembra lo stesso, se non che è molto illuminata, però. Ti trovi in una parte più profonda del passaggio. Il passaggio è separato da porte e scende ancora di più. Fai attenzione, ti prego. Mi chiedo quanto sia pericoloso il nostro nemico. Mi sembra abbastanza normale. Però, mai sottovalutarlo. Percepisco un'ombra più avanti. Ah, non sembra molto forte. Sembra piuttosto debole per essere un'ombra in una di queste porte. Ho un brutto presentimento. Preparatevi a dovere se intendete affrontarla. Effettivamente. È un nemico potente. Affrontiamolo. Dai, vediamo sto nano. Quanto deve fare di Madonna, è un nano gigante questo. Dubito che abbia debolezze, sai? Ok. Maya codarda.
Vabbè, iniziamo a teurgizzarla magari. Una debolezza gliela troviamo. Non lo so, sembra forse, sai, è la prima, quindi è debole rispetto alle altre, niente più, niente meno. Però... ah, ma anche lei in teurgia, allora... vai, mena, mena forte. Bella cazzimma. Perfetto, vediamo, 224. Ok. Tu invece, ti direi quasi di provare il fuoco, sai, vediamo. Sai che mi sa che non ha debolezze magiche, esatto. Non è debole assolutamente a nulla, quindi mena e mena forte. Perfetto, dai. Minchia Megiddo. Porca troia, che dolore. A parte che è brutta l'animazione di Megiddo. Cura, cura tutti, per favore. Vabbè, ma ecco perché ha fatto così tanto male. Perché era concentrato, certo. Ah, ma va proprio in automatico anche con gli attacchi speciali. Io pensavo attaccasse letteralmente e basta. Allora potrebbe essere utile ma pericolosa la teurgia di Aegis. Penso che a sto giro la battaglia sia easy. Però, ecco, esatto, dobbiamo fare mega attenzione sotto questo punto di vista. Tu cura tutti, di nuovo per sicurezza. Ma tra l'altro, scusami, ha consumato PS lei? Madonna mia. Comunque, mena forte. Andata, bravi tutti. Mana arcana? Cioè, che culo, punti esperienza. Vediamo quanto ci dà. 16.000? Onesto, mi aspettavo molto di più. Ottimo lavoro. Solo io pensavo che sarebbe stato facile, perché non l'è stata affatto e questo mi ha spiazzata. Beh, ora che so l'abito non fa il monaco, la prossima volta starò molto più attenta. Sembra che più avanti ce ne sia ancora, andiamo un'occhiata. Quindi altre? Forse c'è un forziere più avanti, ma sento anche la presenza di un nemico lì. Se sei stremato dalla battaglia, non sforzarti troppo, prenditi del tempo per recuperare. Torniamo un attimo dentro allora. Ok, tra un piano e l'altro ho livellato un po' di persone, ne ho create altre. È il momento di un'altra fusione speciale. Possiamo creare finalmente Frost Nero, Jack Frost, Jack O'Lantern e Re Frost ottenuti. 34 di magia, 34 ce l'ha anche King Frost. Lui può fare attacchi oscuri, attacchi di fuoco, attacchi di ghiaccio. Beh, adesso vediamo un attimo come farlo. Perché gli posso dare anche un attacco di luce volendo. Perché ho potenza luce volendo e potenza congelamento. E anche la chance di critico, ma quello possiamo insegnarlo. Va bene, dai, così per adesso ci abbiamo lui che ci fa un po' tutti gli attacchi vari. Adesso vedi che mi fa errore di fusione. Ihoh, sono il divino Frost Nero. Ti insegnerò come camminare e parlare da duro. Oh. Però questa fusione so che ci sblocca qualcosa di speciale. Bufudine, ghiaccio pesante a un nemico. E ti direi, iniziamo a crescere un po' con gli attacchi, vai. Ah, una delle tue abilità vorrebbe cambiare. Va bene, vediamo, al massimo un salvataggio, ti prego. Cambiamone in qualcosa di buono. Ottimo, Kogan e Diaran. Perfetto, perfetto. Vediamo se mi dice qualcosa. Oh, a quanto pare nascondevi un nuovo potenziale. Le persone che hai ottenuto entrano in risonanza portandoti a un livello sempre maggiore. Questa già la conosco. Io e il re, quindi Frost Nero e King Frost. Danno da ghiaccio pesante a tutti i nemici, ignora la resistenza, chance media di congelamento. Che in teoria è comunque potenziata anche dalla nostra potenza congelamento, quindi speriamo. Samael, dio mio, lo voglio fare, è troppo bello. Quindi abbiamo un forziere piccolo qui, catena di perline, poi un forziere da tre qui, vediamo subito, dovrebbe essere o un vestito o un'arma buona, speriamo. Perfetto, questi sono buoni. Ed infine, e in realtà anche i guanti che c'ha già Kiko adesso non sono male. Questo è un vestito intimo da guerra. Dio mio. Per chi delle tre femmine? Perché Fuka non metterebbe di sicuro questa roba, visto che non la vediamo. Sì, sì. Intimo da guerra. Sembra la taglia di Yukari. Junpei vicino.
È un pelo eccessivo, Atlus, è un pelo eccessivo, io vorrei dirtelo. Tralasciamo i dettagli, anche se sono proprio i dettagli a volte che fanno... D'accordo, belli, si scende. Quindi, da qui in poi abbiamo altri nemici, abbiamo detto. Forse uno perché la prima, forse di più, non lo so. Andiamo e scopriamolo. Ma non aveva detto che c'erano altri nemici? Ah, prima c'è una porta e poi il nemico. Perché sembra che debba sceglierne una sola di queste? Sciabola gelida. Interessante. Memorie numero 2. Anche le ombre hanno caratteristiche uniche. Quelle più ostili mostrano una grande forza, ma non riusciamo a controllarle nella nostra struttura. Per evitare di sbarazzarci di questi esemplari unici, abbiamo creato la cattedrale del tempo. Interessante. E la tuta Gekkoukan. Vabbè dai, andiamo a combattere un po' diversi oggi. Ma quindi vuol dire che ne ho saltata una di memoria, scusami? No, magari te ne danno sparse a questo giro. Un po' come i diari di Ansem in Kingdom Hearts, che poi non ti fanno capire nulla. Eccolo qui il nostro avversario. Cavolo, se mantiene lo stesso tipo degli altri, mi sa che questo è debole all'elettricità. Vabbè che noi adesso ne abbiamo uno elettrico, però sarebbe stato meglio avere anche Akiko forse. Vabbè, avanziamo. Bello questo, tra l'altro. È un nemico molto potente, assicurati di prepararti alla battaglia. Andiamo. Porca miseria, Yukari. So che tu non accetteresti mai questa situazione. Ma sono più di uno. Ok, va bene. E allora, oracolaci. Sai cosa ho sbagliato in realtà? Una cosa l'ho sbagliata. Vabbè, non importa. Ho recuperato con la sua teurgia. Però già che ci siamo, vediamo, scusami, la mia teurgia colpisce un solo nemico? A tutti i nemici. Perfetto, proviamola. Aia. Andiamo, colpiamoli. Porca miseria, l'ho devastato con un colpo quello. Cioè, mi stai dicendo che lui è il boss finale di sta zona? Bravissima Aegis. È il momento di un assalto. Ma dite che c'era solo un nemico? Cioè, nel senso, questo era l'ultimo nemico o ce n'è ancora uno? È stata veramente eccessiva la nostra vittoria qui. Aghilao, direi di no. Punti esperienza. Beh, dai, qualcosa di più ci darà questo, no? Erano tre poi. 5.000. Infatti, Yukari e Oni salgono di livello. Ombra eliminata, ottimo lavoro. La squadra che abbiamo affrontato poco fa era composta da ombre e ciascuno eccelleva in un'abilità. Non abbiamo fatto in tempo a vederne neanche una. Ad esempio, io eccello nell'eliminare i nemici con le mie armi da fuoco, anche se forse lo sapete già. Ad ogni modo, continuiamo ad avanzare. Andiamo allora. Sembra che abbiate sconfitto tutte le ombre di quest'area. Non ci resta che aprire quel forziere, facciamolo. Perfetto, perfetto, andiamo allora. Quindi questo è il forziere finale di questa zona, eh? Spero ci sia un'arma. Un'arma. Era tutto che tremava, poverino. È stato un bel viaggio, ma abbiamo trovato qualcosa di familiare oltre quel nemico imponente. Tra l'altro ho appena notato che ci ha cambiato i vestiti a tutti in questa scena. Sembra sicuro, riesci ad aprirlo? Beh, sì. Questo forziere non è chiuso. Riesci ad aprirlo così com'è? È sospetto. Siamo in una zona piuttosto irregolare. Chissà se è una caratteristica speciale di questo posto. Qui non rilevo pericoli, quindi controlla che cosa c'è all'interno, per favore. Ma perché Aegis si continua a spostare, poverina? Tarocchi, la tempesta e il libro di Samek. Come mai abbiamo trovato un tarocco all'interno di una zona così? La prossima volta che svolgerai le attività quotidiane, sapere coraggio... Bello. Però solo per un giorno immagino durerà. Il libro di Samek, il numero di arcani maggiori ottenibili. Oh, ok, questo ok. Beh, oddio, utile ma anche meno. Oltre l'oscurità, una carta di tarocchi è simile alle altre che hai già, leader. Reagirà anche all'ingresso, quindi potrebbe esserci un qualche collegamento. È possibile che anche altre porte altrove reagiscano a questa carta. Beh, speriamo. Sembra un vicolo cieco, vuoi tornare indietro? Sì. Ok, fai attenzione lungo il tragitto. Quindi adesso Elizabeth sarà contenta, immagino. Beh, abbiamo il teletrasporto. Usiamolo, torniamo un attimo indietro.
Scopriamo subito quindi la magia della carta. No, non l'ha fatto, strano. Vabbè, ecco qua Elizabeth. Attraversa il passaggio, vediamo. Ottimo lavoro nel completare la mia richiesta. Ma che poi io dico monade, ma in realtà magari è monade. Il passaggio monade che hai esplorato sembra essere leggermente diverso dalle solite porte che hai incontrato. Anche se entrambi potrebbero ospitare forti ombre. Il passaggio sembra guidare più a fondo negli abissi, cosa che significa ombre ancora più potenti. Ma le ricompense che raccoglierai saranno molto maggiori. Sconfiggendo tutte le ombre del passaggio guadagnerai un altro arco maggiore, che di conseguenza aiuterà la tua crescita. Non ti obbligherò a intraprendere questo incarico, ma spero che continuerai a sfidare questi passaggi ogni volta che puoi. Noi abitanti della stanza di velluto guardiamo sempre con piacere la tua crescita. Ciò ci porterà anche un passo più vicino a soddisfare il mio vero desiderio. Oh, le mie scuse. Non volevo che le mie chiacchiere ti rubassero così tanto tempo. Ecco la tua ricompensa. La spada nera. Vabbè. Oggetto crafting, ci sta. Grazie, a posto così oggi. No, ma è stato bellissimo il nemico. Nemico potente, attenzione! Un pupazzo di neve l'ha schiacciato. Quindi siamo arrivati al piano di confine. Da qui non si va avanti. A quanto pare per ora non possiamo andare oltre. Comunque abbiamo fatto grandi progressi, ottimo lavoro. Tornate pure quando siete pronti. State a decidere, leader. Beh, non è che abbiamo altra scelta. Quindi, qua dentro... il vecchio testo 4. Il ricercatore capo è venuto a convincermi. Con la mia grande sorpresa si trattava del mio vecchio mentore. Ogni volta che lo vedo il suo timido sorriso vacillo. Ok. Beh, è stata molto semplice questa zona. D'accordo, Elisabetta. Ecco qua il vecchio testo. 40.000 yen. Chissà quante sono in totale le richieste di Elisabetta. Siamo a 198.000 yen più la roba che tra poco andremo a vendere. Onestamente... credo di aver fatto abbastanza allenamento, però potrei consumarli quegli ultimi punti che sono rimasti.